Il coraggio di cambiare non è sfidare il mondo, ma è sfidare se stessi. È scegliere, abbandonare il noto per l'ignoto e affrontare una sorta di incertezza, di incognito, che però può anche essere un'opportunità di crescita. Anch'io non mi ritengo una persona coraggiosa, ma chi si ritiene una persona coraggiosa? Però questa sfida la conosco molto bene, perché nella mia vita ho dovuto cambiare moltissime volte. Una cosa che ho sempre fatto per affrontare la paura del cambiamento che ho tuttora è stata prepararmi moltissimo mentalmente, psicologicamente, emotivamente, studiando molto. Perché se c'è una cosa che ho capito attraverso tutte queste esperienze, ormai io lavoro da parecchio tempo, è che il cambiamento, e parlo del cambiamento professionale, oggi è inevitabile. Se ci pensate, i nostri genitori, i nostri nonni, molto spesso facevano lo stesso lavoro per tutta la vita e poi serenamente andavano in pensione a 60 anni. Oggi, per i giovani, per i nostri figli, per i ragazzi è molto più complicato. A volte il lavoro bisogna inventarselo, bisogna agguantarlo con determinazione, oppure bisogna cambiarlo molte volte prima di arrivare a quello che in realtà avevamo in mente. Quindi ci vuole il coraggio e ci vuole la preparazione, e in questo, in questa capacità di cambiamento, vi dico subito che i giovani sono molto più bravi di noi. Alcuni pensano che il coraggio sia qualcosa di innato, o ce l'hai o non ce l'hai. Io in realtà, per mia esperienza, penso che non sia così. Credo che il coraggio invece possa essere in qualche modo allenato, possa essere esercitato come un muscolo, però come si fa con tutti i muscoli, questo deve essere fatto con determinazione e con molta costanza, con esercizio. E poi prepararsi al cambiamento significa anche fare un lavoro mentale, significa anticipare le sfide, provare a immaginare scenari diversi, conoscersi, molto bene conoscere le proprie paure e dire cosa posso fare per essere pronta. Prepararsi, vi dico subito, non toglie la paura rimane, però ti dà quegli strumenti che ti permettono di gestirla. Sono Cristina Parodi, sono una giornalista, ho lavorato per la maggior parte della mia vita in televisione per oltre 30 anni e ho fatto tantissimi cambiamenti e ogni volta mi sono preparata tantissimo. Ho seguito però sempre due strade. Da una parte la preparazione tecnica, lo studio, l'impegno, e dall'altra parte il cuore. Ci vuole anche questo, ascoltarsi bene e capire esattamente che cosa si vuole, no? Prima di affrontare un cambiamento. E vi faccio un paio di esempi per spiegare meglio questa situazione in cui mi sono trovata. Il 13 gennaio del 1992 ho avuto l'onore di inaugurare il TG5, di condurre la prima edizione di questo telegiornale, che è stato una novità importante nella storia della televisione, il primo telegiornale di una TV privata che sfidava il telegiornale della Rai. E io, giovane giornalista, 27 anni, ho avuto il compito di aprire questa era del TG5. L'edizione delle 13 era affidata a me. Ricordo tutto di quel giorno. Ricordo la paura, ricordo l'emozione, la scelta del vestito giallo, perché i colori mi danno sempre molta forza, la quantità di giornalisti che c'erano in studio, di tutte le testate, per raccontare questo che, dal punto di vista della storia della televisione, era un evento. E ricordo anche come mi sono preparata, qui la preparazione. Cioè, arrivai in redazione all'alba praticamente, incominciai a guardare tutte le notizie, a elencarle, a ordinarle, a aggiornarle. Ovviamente al TG5 non abbiamo mai usato il gobbo, quindi ogni conduttore si scriveva e si scrive tuttora al suo giornale, controllato ovviamente dal direttore. E le lessi, le rilessi, le riguardai, fino a che praticamente arrivai alle 13, che queste notizie le sapevo a memoria. Ero preparatissima. Infatti andò tutto bene. Comunque la preparazione, lo studio a me ha sempre dato molta tranquillità. Però non basta, poi ci vuole quell'altra parte, il cuore. E vi dico questo, che dopo qualche anno di telegiornale io decisi di cambiare, di andare a fare un altro programma che ancora non c'era, Verissimo. Anche quello fu un programma nuovo che tenne a battesimo, perché era il primo esperimento di infotainment, quindi televisione a metà tra il giornalismo e l'intrattenimento. Dissi a Mentana che volevo lasciarlo ed andare a fare questo programma e lui mi disse: tu sei matta, non andare. O comunque sappi che se andrai a fare questa cosa, sappi che non ritornerai più qui. In qualche modo, insomma, perderai la tua immagine, la tua credibilità di giornalista. Di fronte a questa decisione
che doveva essere coraggiosa, la preparazione non serviva. In quel momento invece entrò in gioco il cuore. Perché? Perché io ero innamorata, perché stavo per sposarmi, perché volevo andare a Milano invece che a Roma, perché lì avrei creato la mia famiglia. Non avevo alcuna intenzione di lasciare il lavoro o dedicarmi solo alla famiglia, quello non l'ho mai pensato e continuo a pensare che ogni donna debba riuscire a realizzarsi in entrambi i campi. Ma in quel momento la mia priorità era lì e quindi il mio cuore mi diceva di andare. Poi ovviamente mi preparai molto bene a questo programma, che andò benissimo. Dopo 9 anni di grandi ascolti mi richiamarono al TG5 per condurre l'edizione delle 8 e fu una bella soddisfazione. Anche questa volta era andato bene. Passo velocemente sugli altri cambiamenti della mia carriera televisiva che mi portarono per un breve tempo alla 7, poi in Rai. In Rai dove arrivai con grandi aspettative e andai via con un po' di delusione, ma la televisione era cambiata. Troppi talk show, troppi toni accesi, poca voglia di sperimentare. A un certo punto decisi di cambiare e quello fu il cambiamento sicuramente più difficile e più importante della mia carriera. Diciamo che a un certo punto un sussulto di coraggio misto a orgoglio mi spinse a fare un salto nel vuoto e a misurarmi in un campo che non conoscevo per nulla, fare impresa. Io sono una persona di comunicazione, una creativa, insomma certamente più avvezza a parlare e a scrivere che non a guardare bilanci, però in quel momento un po' ero delusa dalla televisione e un po' mi frullava nella testa il desiderio di provare a fare qualcosa nel mondo della moda, che io conoscevo bene da giornalista, non da imprenditrice, qualcosa che ancora non c'era, o perlomeno che io non riuscivo a trovare. Oggi, a distanza di 5 anni, continuo a essere una giornalista, però sono molto orgogliosa di potermi definire anche un'imprenditrice nel campo della moda. Perché? Ho fondato un brand che si chiama Crida, il cui nome significa Cristina e Daniela. Daniela è la mia amica, la mia socia. E vi dico subito che questo passo così coraggioso, il più coraggioso che ho fatto nella mia vita professionale, non l'avrei fatto se nella mia vita non avessi incontrato un'amica geniale come Daniela. Io e Daniela siamo due persone, due donne molto simili, entrambe viviamo a Bergamo. Entrambe appassionate di moda, tutte e due con lo stesso stile, tant'è vero che in tanti anni di amicizia e di conoscenza molto spesso ci trovavamo vestite esattamente uguali. Però in una cosa Daniela mi ha sempre superato, in quegli abiti di seta bellissimi con cui ogni tanto si presentava, semplici, scicchissimi, minimal, ma molto eleganti. E io ovviamente le dicevo, ma questo dove l'hai comprato? Vivendo nella stessa città, insomma i posti erano quelli. No, questo l'ho disegnato io e me lo sono fatto fare. Allora fallo anche a me. Diciamo che Crida un po' nacque così, in quel momento. Mi ricordo perfettamente, era la primavera del 2019, io dovevo andare a un matrimonio, avevo visto un vestito bellissimo in un negozio, molto bello, un brand importante, costava parecchio. E Daniela, a cui l'avevo fatto vedere, mi disse non comprarlo. Quel vestito non vale quei soldi, non è nemmeno di seta pura. Te lo faccio io. Mi fece un vestito bellissimo, molto simile, che io ebbi ovviamente a un prezzo molto inferiore. La genesi di Crida fu in quel momento. Avevamo un progetto in mente molto preciso. Quello di creare degli abiti che fossero facili, eleganti, ma comodi per le donne, da indossare dal mattino alla sera, per donne come noi che corrono, fanno mille cose, hanno voglia di essere eleganti, femminili, ma non strane, troppo vistose, troppo sexy, eleganti, belle. Il progetto era chiarissimo, ovviamente molto made in Italy, tutto fatto intorno a Bergamo, però di aziende non sapevamo niente. E qui la preparazione. Abbiamo incominciato a studiare come delle pazze. Studiare tutto, cioè i tessuti, come sono fatti, dove vengono fatti, i fornitori, le manifatture che ci potevano servire, la produzione, come si imposta proprio la trafila per creare dalla ricerca del tessuto l'abito. Ovviamente parlammo con tantissime persone, questo era il secondo step, tutte le persone della moda, a cui volevamo raccontare il nostro progetto per avere un feedback, capire se aveva un senso. E la cosa che mi colpì molto fu che tutte le persone con cui parlavamo, più o meno della nostra età, persone che io conoscevo benissimo
avendo lavorato nella moda come giornalista, presidenti di brand importanti, direttori di giornali, fashion editor super famosi, ci dicevano: no, lasciate perdere, ma cosa fate questa cosa adesso alla vostra età, ma è complicato, faticoso, lasciate perdere. Quando parlavamo invece con ragazzi giovani, trentenni, che fossero giornalisti, stylist, giovani designer del nostro progetto, esattamente dicendo le stesse cose, ci dicevano: bellissimo, è giusto, fatelo, anzi in questo momento nel mercato cercano quel prodotto, secondo me è una bella idea. Questo per dirvi quanto i giovani comunque siano sempre più avanti nel cambiamento e non pensavano al fatto che noi avevamo più di 50 anni e ci inventavamo una cosa così. Quindi ovviamente noi ascoltammo di più i giovani e incominciamo a lavorare sulla collezione. Ci presentammo con una piccola capsule di 10 abiti di seta bellissimi, colorati, e arrivammo nel nostro primo showroom. Era febbraio 2020, cioè dopo averci pensato per tanto tempo, per degli anni, aver impiegato tempo, lavoro, soldi, fatica, siamo arrivati al nastro di partenza nel momento in cui il mondo della moda si fermava, il mondo in generale si fermava a causa del Covid. Ovviamente non potevamo prevederlo, ma è stato uno shock, e in quel momento ci vuole davvero coraggio, ci vuole coraggio a conservare il tuo sogno nel momento in cui il mondo cambia totalmente, la tua città, Bergamo, viene sconvolta da un virus che nessuno conosceva e non puoi fare altro che stare ferma, pregare, stare chiusa in casa, e gli unici rumori che riesci ad ascoltare in quel silenzio, li ricordo benissimo, sono le sirene delle ambulanze e le campane a morto. Ma quel detto, mola mia, che sicuramente ricorderete e che i bergamaschi hanno dimostrato, in qualche modo ci aveva contagiato, era entrato anche dentro di noi. E abbiamo detto: no, non possiamo mollare il nostro sogno. E così andammo avanti, e così riuscimmo in quei mesi disperati con l'online a vendere dei vestiti di seta bellissimi da matrimoni, quando non c'era un evento, una festa, nessuna occasione per uscire. Però insomma, avevamo capito che il prodotto era giusto. Poi a un certo punto parlò Giorgio Armani, fu il primo che parlò, e disse: questa tragedia ci deve insegnare qualcosa, ci deve insegnare che noi della moda siamo diventati bulimici, mettiamo troppi vestiti, troppa merce, ci sono troppe collezioni, troppe sfilate, dobbiamo ritornare a produrre meno e a insegnare alla gente a comprare meglio. Erano i concetti che erano alla base del nostro progetto, e io e Daniela abbiamo detto: ma allora forse siamo nella direzione giusta. E così, nonostante lo showroom continuasse a dirci di lasciar perdere, noi siamo andati avanti. A distanza di 3 anni, 4 anni, oggi Crida è distribuito in oltre 100 negozi in Italia e nel mondo. Abbiamo la nostra collezione anche in uno showroom a New York, perché pensiamo che sia un mercato oggi potenzialmente interessante, uno dei pochi mercati oggi in espansione. Siamo sempre piccole, non pensiate che siamo diventati grandi, che abbiamo negozi monomarca o drappelli di dipendenti, no, questo è il motivo per cui siamo sopravvissute. Però siamo riusciti a proteggere e a far crescere il nostro brand, il nostro progetto, a proteggerlo e a farlo crescere esattamente come se fosse un figlio, il nostro ottavo figlio. Io ho 3 figli, Daniela ne ha 4. E questa è una cosa in cui secondo me le donne imprenditrici sono particolarmente brave, forse più brave degli uomini. Questo bambino è diventato ancora un po' più grande, visto che nell'estate del 2024 siamo entrati nella Camera Nazionale della Moda, quindi siamo nell'istituzione ufficiale in cui ci sono tutti i brand importanti della moda italiana. Questo ci riempie di orgoglio, ma continuiamo a prepararci, continuiamo a studiare, continuiamo a faticare. Facciamo sempre tutto noi, dalla ricerca dei tessuti, alle creazioni, allo stile, alla produzione. Guadagniamo tanto? No, non ancora. Però siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo. Ecco, questo nella mia esperienza è il coraggio di cambiare. Un coraggio che è stato supportato da una parte da una forte preparazione e dall'altra parte dal cuore. Dal sentire dentro quello che volevamo fare,
e alla fine decidersi a farlo. E quindi per concludere vorrei dirvi che io credo che il cambiamento sia sempre un dono, sia sempre un atto d'amore, perché è qualcosa che ci fa capire che la nostra storia non è ancora finita, che c'è sempre una possibilità di ricominciare. Qualsiasi passo noi inizieremo a fare, per quanto difficile, complicato, faticoso, ci avvicinerà sempre di più a quel momento, a quel posto, a quel luogo in cui finalmente potremo dire sono esattamente dove vorrei essere, come abbiamo fatto noi. Grazie per avermi ascoltato.